Eccoci qua, pronti per iniziare. Buongiorno, benvenuti. Una nuova puntata di Casa Mia Nutella, pronti per tenervi compagnia anche oggi. Riordiniamoci un po' le idee, visto che siamo abbastanza, come dire, presenti su più piattaforme. Inevitabilmente la prima, blacksicilia.it, e poi blogplay con la York finale.it, questa piattaforma dove stiamo cominciando a lanciare tutta una serie di attività audiovisive, Casa Minutella, Trazzera e tante altre che presto vedrete online. E poi ancora sul nostro canale YouTube, sui nostri social, Casa Minutella e Blog Sicilia, e poi inevitabilmente anche in contemporanea diretta sul canale 16.16 di Video Regione. Saluto gli amici di Modica che in questo momento sono alla parte tecnica, e poi ancora stasera dalle 18 alle 20 in differita, pardon, su Radio Fantastica in FM. Allora, in questa prima parte è inevitabile ringraziarvi, grazie, 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 infinite volte grazie per le condivisioni e soprattutto per la tanta attenzione che avete nei confronti di questo prodotto che ormai da 16 anni vi tiene compagnia, vi informa, il cosiddetto infotainment, direbbero quelli bravi, quelli preparati. Prima parte ci colleghiamo subito con il dottore Costa, che è il commissario per l'emergenza Covid di Palermo e provincia, e subito dopo, proprio in contemporanea, colleghiamo anche il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, che è tornato ad amministrare la città di Catania. Ci faremo raccontare cosa ha trovato in quel periodo di assenza breve, per quanto breve, però insomma chissà come ha trovato il comune di Catania, e parleremo anche dell'emergenza Covid per Catania. Poi andremo in questura, incontreremo il nuovo questore di Palermo, il dottor Leopoldo Laricchia, che mi ricorda, fatemelo dire, un personaggio di Lino Banfi, il famoso Laricchia di Lino Banfi, ma questo non è, purtroppo è carino e non glielo diremo. E poi ancora Mario Cicero, sindaco di Castelbuono, e poi ancora Massimo Lopez, tutto questo insieme a Ignazio Marchese, giornalista di Blog Sicilia. Ci vediamo dopo la sigla, mi raccomando, fermi la sigla. Buon pomeriggio al nostro Biagio Semilia, Amalio Viola, a tutta la redazione di Blog Sicilia, e buon lavoro anche al nostro Federico del Popolo, capitanato da Emanuele Cammarata, che saluto con il saluto alla Minutella, anche perché peraltro ci aveva promesso un po' di figurine panini, ma insomma ci ha portato i torcigliati, come si dice a Palermo. Allora, subito sulla mia testa il numero per interagire con noi attraverso i vostri WhatsApp. E quindi do il buongiorno e il benvenuto al dottor Renato Costa, che è collegato con noi. Ciao Renato, buongiorno e benvenuto in Casa Minutella. Buongiorno a voi, ciao, ciao E Massimo. apriamo il microfono a Renato. Emanuele, per favore, così lo sento anch'io. E vediamo. Renato, Mi parlaci. senti adesso? Va Ti bene, aspettiamo salutavo. che si sistema. E intanto do il buongiorno a Ignazio Marchese. Sì, ciao. Eccolo là, Salve, buongiorno Ignazio, ciao, benvenuto, bentornato in ciao, ciao, ciao. Casa Minutella. Renato, Grazie. ci senti? Ci sei? Io vi sento, voi mi Eccoti, sentite? oh, Ora adesso sì, ti sentiamo adesso sì, bene. perfettamente. Grazie per essere Ciao con noi. Togliamo Massimo. Ciao, ciao tempo a al tutti. tuo Ciao Ignazio. preziosissimo lavoro. Ciao. Allora, andiamo anche a Catania, dove ci è collegato il sindaco, il primo cittadino di Catania. Ciao Salvo, buon pomeriggio, sindaco. Ciao Massimo, grazie per il cortese invito. Ma che bella figura che hai alle tue spalle. Immagino sia Sant'Agata, Assolutamente sì, la padrona della mia città. che quest'anno non festeggerete, purtroppo, come avete sempre fatto. Ahimè, credo che questa sia una scelta obbligata. Alle 17.30 ci sarà il Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza, alla presenza anche dell'Arcivescovo, ovviamente. Faremo le scelte opportune, ma credo che quella sia la strada ormai tracciata. Beh, allora senti, facciamo velocemente due chiacchiere con il dottore Renato Costa, che come raccontavo in apertura è il commissario per l'emergenza Covid di Palermo e provincia. Renato, senti, pare che le festività di Natale abbiano portato tantissimi contagi, nonostante i divieti di assembramenti nelle famiglie.
Purtroppo sì, Massimo. Questa volta questo virus ce lo siamo fatti circolare fra di noi. Non lo abbiamo fatto venire da fuori perché grazie all'ordinanza del Presidente della Regione i nostri confini erano sufficientemente vigilati e blindati, ma i nostri comportamenti hanno fatto sì che questo virus circolasse in maniera esagerata durante le festività natalizie. È risaputo, si è sentito, ma lo abbiamo anche verificato. Cenoni con abbondante numero di partecipanti, purtroppo non, a nulla è servito l'invito Sì. a essere morigerati nel Però numero delle scusa, persone, nei comportamenti. Renato, perdonami, sai che non interrompo Sì. mai, ascolto il religiosissimo silenzio come sono sempre abituato a fare. Però ecco, tu dicevi no, che i controlli ci sono stati, ma se questi si sono assembrati, tolto il sottoscritto che ha passato la notte di Capodanno e il giorno di Natale da solo per motivi perché non potevo muovermi, la domanda è: ma sti controlli allora dove erano? Perché se tu racconti No, questo. io mi riferivo ai controlli che Ah. noi abbiamo eseguito Ah, ok, sull'ordinanza scusa. del Presidente della Regione che hanno blindato i porti, gli aeroporti e le nostre Esatto. strade. Allora, Noi chiedo abbiamo venia. eseguito solo a Palermo, ma immagino che Catania ha più o meno gli stessi numeri, solo a Palermo noi abbiamo fatto circa 39.000 tamponi tra porto e aeroporto, più quelli che abbiamo fatto al drive-in della Fiera del Mediterraneo. Abbiamo tamponato tutti quelli che entravano nel nostro territorio, lo abbiamo ripetuto a distanza di 5 giorni come previsto dall'ordinanza e abbiamo bloccato un grosso numero di persone positive. Il problema è che tra i nostri concittadini, coloro i quali hanno bellamente deciso di festeggiare il Natale con amici e parenti, fregandosene di quelle che erano, e questo è più difficile da controllare, le ordinanze e quindi le disposizioni impartite in merito, per cui abbiamo notizia di cenoni con 40, 50 persone, 20 persone, ma è da ieri la notizia di un mio amico pizzaiolo che mi diceva che nonostante tutto adesso, seppur diminuito, lui continua ad avere ordinazioni di numero di pizze esagerate, gli vogliono portare 15 pizze, 12 pizze, quindi escludendo la possibilità che uno se le possa mangiare tutte da solo o in due, evidentemente gli assembramenti ci continuano a essere. Non c'è forse tanto la consapevolezza di quello che stiamo vivendo, Renato, è questa la situazione. Assolutamente no, la consapevolezza viene dopo, perché noi ce ne accorgiamo, perché poi quando vengono al drive-in, vengono con il terrore negli occhi, vengono perché si aspettano chissà quale effetto salvifico da questo tampone che vengono a fare alla fiera. In realtà il tampone ovviamente non è salvifico, è anche una patente di immunità. Il tampone ti dice che in quel momento probabilmente non hai l'infezione virale addosso, ma questo non ti esime dal comportarti correttamente, dal mantenere la distanza, dall'usare la mascherina, dal lavarsi le mani, dall'aerare i luoghi chiusi. Purtroppo questo ancora non è entrato nella testa delle persone e questo è indipendente dal colore, indipendentemente dal colore della regione che avrà arancione, rosso o viola. Noi abbiamo bisogno di cambiare le abitudini dei nostri concittadini, fargli Intanto capire però, che questo. Sì? si va verso un ulteriore colore, diciamo, si va verso il rosso dalla prossima settimana. Probabilmente si va verso il rosso alla prossima settimana, ma ripeto, io non sono innamorato dell'aspetto cromatico della vicenda, perché indipendentemente da quello che sarà il colore che verrà assegnato alla nostra regione, se noi continuiamo con comportamenti che non sono consoni, allora noi abbiamo un problema serio. Come io dico sempre, vi siete accorti che l'utilizzo delle mascherine, che comunque c'è, il distanziamento sociale che comunque c'è, l'igiene delle mani che comunque più di prima c'è, ha fatto sì che sparisca l'influenza? Cioè noi di fatto non abbiamo più l'influenza, quest'anno non abbiamo quasi avuto l'influenza. Questa è la dimostrazione che il virus si può fermare con determinati accorgimenti. Però mentre Senti, l'influenza la fermiamo facilmente, il coronavirus ha bisogno di ancora più Ok. restrizioni. Allora andiamo a Catania un attimo. Sindaco, com'è la situazione a Catania? Il dottore Costa ci sta raccontando, pardon, un po' di Palermo, sentiamo com'è dalle tue parti. Ma credo che quello che abbia appena detto il dottore Costa sia facilmente riscontrabile anche nella mia città,
Il dottore Costa ha detto alcune cose assolutamente oggettive in riferimento a quello che è accaduto durante le festività natalizie, ma ritengo sia fisiologico riscontrarlo. A Catania c'è un aumento significativo del numero dei contagiati, però in questo momento non c'è una pressione altrettanto coerente sulle strutture ospedaliere, perché da quello che mi hanno riferito i manager con cui sono stato giornalmente in contatto, vi è una presenza tra i contagiati di fasce anagrafiche più giovani, quindi molti di questi non hanno sintomi e quindi in realtà non c'è ancora una pressione allarmante all'interno delle strutture ospedaliere, ma il numero dei contagiati è certamente significativo. Sì, un attimo, dottore Costa, ti chiedo, ti giro una domanda che arriva dai nostri social, che sono sempre, per grazie al cielo, sempre molto frequentati. Alla luce di quanto hai detto, non sarebbe meglio limitare il numero delle ordinazioni delle varie app, per esempio, ad un massimo di 4 pizze PD? Dico, uno già inizia a lavorare, poi se ride, ma potrebbe essere una Cambi soluzione. telefonino e fanne altre Come? qua. Cambi Io telefonino e fanne voglio altre quattro. Vabbè, non ho riprendere capito, però uno ogni quello che ha tanto parte. detto anche in questo caso il dottore Costa, anzi lo vado a parafrasare, in teoria qualcuno potrebbe anche dichiarare al pizzaiolo di mangiare Giustamente. due pizze, quindi al di là di tutto credo che questa non sia una cosa tecnicamente fattibile. Tutto sta ovviamente al buon senso dei nostri concittadini, non sempre si riscontra, ma io comunque credo che quello che si è verificato a dicembre fosse in parte fisiologico, nel senso che quando il governo nazionale ha chiuso i centri commerciali durante giorni festivi o prefestivi, quando poi si grida allo scandalo se il centro storico di Palermo, così come di Catania, così come di Monza, di Milano o di Venezia, era stracolmo, ovviamente tutto era assolutamente immaginabile, facilmente immaginabile, ma stiamo parlando ovviamente di un contesto temporale quale quello di dicembre, dove talvolta all'interno di alcune strutture commerciali si registra il 30 e il 40% del fatturato annuo durante le festività natalizie. Quindi capisco che non è semplice conciliare le due esigenze, ovvero quella prioritaria della tutela della salute pubblica o quella anche di sostegno all'economia, ma comunque quel periodo è stato archiviato, finalmente sono arrivati questi vaccini e quindi guardiamo al futuro con un ritrovato ottimismo, ovviamente con i tempi necessari per le vaccinazioni, ma ritengo di poter dire che il sistema sanitario siciliano stia dando puntuale dimostrazione di efficienza e di ottime capacità organizzative. Ovviamente, con alcuni contesti in cui vi sono punte di eccellenza aggiuntive, altri contesti in cui anche i numeri registrati sono inferiori, ma comunque complessivamente ritengo che tutti stiano facendo uno sforzo assolutamente capillare. Lo dico perché, caro Massimo, noi siciliani siamo bravissimi a piangerci addosso, siamo Come bravissimi ad attribuire ad altri nostre responsabilità, ma con altrettanta chiarezza dobbiamo dire, e lo dico anche da sindaco di Catania, che ho avuto modo di visitare fino a qualche giorno fa alcune strutture ospedaliere della mia città, che noi abbiamo delle eccellenze di cui dobbiamo essere assolutamente orgogliosi e quindi ovviamente vi sono, soprattutto, per esempio, per quanto riguarda il mio territorio, in provincia di Catania, alcune realtà dove non c'è lo stesso livello di eccellenza del capoluogo, però complessivamente credo che si siano fatti passi in avanti significativi. Io Dottore, volevo vai. fare una domanda proprio a Pugliese, al Prego. sindaco. Il sindaco di Palermo qui ha chiesto delle restrizioni molto più forti, di istituire la zona rossa a Palermo. Lei farà lo stesso? Ma io mi sto confrontando giornalmente con Ruggero Razza e in realtà stiamo monitorando la situazione, ovviamente anche grazie al supporto del Comitato Tecnico Scientifico, di chi ovviamente va ad analizzare i dati statistici che devono governare anche le scelte che devono essere fatte. Noi siamo in assoluta sinergia con il governo regionale, se questi dati dovessero aumentare in maniera significativa, ovviamente andremo incontro alla scelta del cambiamento del colore, ma credo che questo sia importante, ma credo che sia altrettanto importante che ognuno faccia la propria parte. Lo devono fare tutte le istituzioni, lo devono fare le forze di polizia, credo che a Catania lo stiano facendo in maniera ottima, attraverso il controllo del territorio, per contenere, non dico eliminare, quei fenomeni di alcuni nostri irresponsabili, che ahimè certamente non mancano,
la madre dell'irresponsabile sempre incinta, direbbe qualcuno, però io credo che in sinergia non è il momento di fare né accelerazioni né di determinare conflitti istituzionali. In assoluta sinergia si deve tutelare la salute pubblica e l'interesse complessivo del nostro territorio. Dottore Costa, mi colpiva moltissimo una tua riflessione che peraltro giustamente il nostro Biagio ha titolato, che dobbiamo cambiare abitudini, no? Tu dicevi dobbiamo ancora cambiare abitudini. Ecco, chi ti parla le ha cambiate in qualche maniera, l'utilizzo della mascherina, il costante lavaggio delle mani, piuttosto che portare in macchina, in tasca, la bottiglietta del gel sanificante e così via. E in più, io non ricordo più quando è stata l'ultima volta che ho stretto la mano a qualcuno piuttosto che una pacca o un abbraccio. Ma cos'altro dobbiamo modificare? Perché era importante quello che tu hai detto, dobbiamo ancora cambiare abitudini. Cioè, cosa dobbiamo fare? Vedi Massimo, così come correttamente diceva il sindaco prima, io credo che noi ci troviamo in una condizione in cui abbiamo un servizio sanitario che sta rispondendo veramente bene, all'altezza della situazione. Stiamo facendo tutto quanto è possibile fare, le nostre strutture sono tutte impegnate al massimo. Nonostante ciò abbiamo un problema legato a una diffusione del virus altrettanto importante. Come diceva il sindaco, abbiamo la prospettiva del vaccino. La prospettiva del vaccino significa che abbiamo la possibilità di vedere la luce alla fine del tunnel. Allora, proprio per questo motivo, noi realmente dobbiamo inasprire e irrigidire i nostri comportamenti. I nostri comportamenti sono la cosa che permette al virus di camminare. Il virus non cammina autonomamente, cammina sulle nostre gambe. E allora, piccoli accorgimenti quali non stare in cinque in macchina, è una cosa a cui uno teoricamente non pensa, ma non si può fare più. Cioè, stare in cinque seduti a tavola tra persone non conviventi non si può fare più. La necessità di stare in una stanza a chiacchierare senza avere il tempo di aprire la finestra per fare aereare almeno ogni quarto d'ora è un'abitudine che dobbiamo prendere, che dobbiamo mantenere almeno fino a quando dura questa pandemia. La mascherina non può essere tolta neanche per un attimo se si è in presenza di altre persone, perché è quell'attimo che può permettere al virus di propagarsi. La vicinanza, cioè il distanziamento sociale, non mi piace neanche dirlo, distanziamento interpersonale meglio, è una scelta obbligata che noi dobbiamo fare. Soltanto facendo questo sforzo ulteriore noi riusciremo probabilmente a superare nel più breve tempo possibile questa crisi pandemica, ma ogni volta che i nostri comportamenti sono viziati da deroghe alle cose che abbiamo detto adesso, noi di fatto allunghiamo di qualche giorno, di qualche settimana la soluzione della crisi. Ti chiedo e faccio il riassunto di quello che mi sta arrivando da parte del web, poi torno da Pugliese. Ma è ipotizzabile utilizzare la stessa, perdona il termine, filosofia del tampone alla fiera come drive-in per i vaccini? Cioè, è pensabile che la gente si metta in fila, come abbiamo visto, per fare il vaccino, come è stato per i tamponi? Secondo me sì, è una possibilità. Poi dipende anche dal tipo di vaccino, perché per esempio un vaccino che non ha bisogno di essere preparato e soprattutto che sia in monodose e senza richiamo, è un vaccino che può essere somministrato più facilmente a grandi quantità di persone senza avere il problema di un vaccino multidose come quello che abbiamo adesso, che invece ha bisogno di una preparazione, di una somministrazione entro dei tempi certi, di una conservazione a una temperatura standard e soprattutto del richiamo del vaccino. Io credo che per le grandi quantità di vaccinazioni dovranno essere utilizzate situazioni tipo il drive-in della fiera. Sì. A Catania invece, sindaco, come vi state organizzando? Noi abbiamo messo a disposizione in sinergia con l'ASP una struttura rappresentata all'ex mercato ortofrutticolo, dove da metà novembre abbiamo, grazie ai medici dell'ASP, grazie ovviamente anche alla protezione civile comunale, al corpo della polizia locale, permesso a oltre 50.000 catanesi di potersi sottoporre al tampone rapido e con percentuali significative abbiamo impedito che molti positivi potessero ovviamente divulgare il virus anche ad altri, quindi sotto questo aspetto si sta facendo tanto. Dal punto di vista invece sanitario, riferimento
ai vaccini, c'è un'ottima organizzazione all'interno di tutte le strutture sanitarie della nostra città, grazie all'ASP, grazie ovviamente al Garibaldi, all'ospedale Cannizzaro, al San Marco, e quindi si sta facendo uno sforzo davvero assolutamente capillare, ritengo anche con ottimi risultati. L'altro ieri sono stato al Cannizzaro, sono rimasto colpito anche dall'efficienza organizzativa, un intero padiglione è stato totalmente destinato alle vaccinazioni, quindi credo che sotto questo aspetto il sistema sanitario siciliano stia dando dimostrazione di efficienza. Vi chiedo di rimanere con me ancora qualche minuto, per favore, e andiamo in un piccolo centro in provincia di Palermo, che è Castelbuono, dolcissimo paese, peraltro dove la mia famiglia ebbe i Natali, e do il buon pomeriggio al sindaco, a Mario Cicero, l'ultimo comunista rimasto in Sicilia. Ciao Mario, buon pomeriggio. Non sento Cicero, Emanuele, per favore, ci date la voce di Cicero? Vediamo Mario, ci sei? Parla Dico Mario. grazie del Eccoti. comunista, perché il presidente Musumeci durante il Jazz Festival qui a Castelbuono lo ha evidenziato questo. Dice, però siccome è un bravo ragazzo, dice, dobbiamo aiutarlo, anche perché io posso soltanto parlare bene del governo Musumeci per l'accompagnamento che ci ha dato sia per le attività culturali che per le programmazioni dei finanziamenti che abbiamo avuto, sia dell'assessore Falcone, tutta la giunta, dico, dell'assessore al turismo, Sì. perciò dico, mi prendo il comunista e me lo prendo tutto perché ci credo in quello che, dove sono cresciuto, No, però mi vabbè, confronto con raccontiamo, altri. raccontiamo per sdrammatizzare. Quando l'ho chiamato, caro Salvo, io ho detto: "Buongiorno Mario, scusa se ti disturbo mentre mangi i bambini, come stai?" Capito? E questo è stato il tenore delle mie chiamate a Mario Cicero. Però Massimo, perdonami, oltre al Dimmi. comunista si è preso anche il giovane. Credo Il che su quello giovane, sia un vabbè, po' il opinabile. giovane. Il presidente ha fatto bene a dirmi che io ho una bimba di 2 anni, con tutte le mie Esatto. disgrazie che sono successe nella mia vita, però ho avuto la fortuna di incontrare una donna giovane che mi ha dato una bimba di 2 anni, perciò soffro questa situazione con più attenzione perché devo creare il futuro per mia figlia. Giustamente. Senti Mario, noi accendiamo sempre le luci sulle grandi città. Non a caso oggi c'è il sindaco di Catania, c'è Mario Costa che è commissario straordinario di Palermo e provincia per l'emergenza Covid. Castelbuono, ecco, piccolo comune della provincia di Palermo, come sta vivendo questa emergenza Covid? Intanto ti ringrazio, saluto il dottore Costa, saluto il collega Puglisi, grande collega perché Pogliese. lui è pugliese, è sindaco di una grande città, gli faccio gli auguri per questa bella città che è Catania. Io devo dire ci Grazie. vado quando c'è, vado contento perché è una città che veramente ha saputo rimanere al passo con le sfide che la società moderna ci dà. Vi ricordate, si parlava di questa città come la Milano del Sud, eppure devo dire che hanno un bellissimo centro storico. Io ho avuto un bel rapporto con i sindaci del passato perché avevamo pensato di fare un progetto insieme perché io ho il giro podistico più antico d'Europa e loro hanno questa bellissima maratona di Catania, Sant'Agata, e avevamo creato un bel rapporto. Poi purtroppo tutto si è interrotto, ma mi auguro Vabbè, di lo poter riprendere. recuperiamo grazie a questa Andiamo, diretta. recupererà. Lo recupererà Collega, grazie a questa diretta. Mario, io sinteticamente, emergenza Covid Castelbuono. ringrazio i medici, l'ASP, per l'attività che hanno portato avanti perché è veramente egregia. Io ne ho avuto anche una punta altissima, dottore Costa, ne sa qualcosa, di 110 casi a Castelbuono, dovuti a dei dischi che ci sono stati fra tampone. Bella, ma ci sta perché, come ha detto il dottore Costa, abbiamo affrontato una grande emergenza, però io ad oggi devo dire che anche la sanità di base sta rispondendo bene. Io una considerazione faccio, perché sono contento che c'è il dottore Costa, per capire se può lui prendere gli appunti sulle considerazioni che faccio io. A mio parere, noi non stiamo attenzionando alcuni focolai. Io, ad esempio, ho fatto un'ordinanza, questa mia ordinanza, in cui impedisco cioè, andare alle veglie funebri, perché le veglie funebri sono un elemento pericoloso e penso che nelle grandi città è peggio ancora, perché noi purtroppo abbiamo l'abitudine, quando arriviamo alle veglie funebri, non di abbracciarci, di fare oltre l'abbraccio, ci cioè, togliamo mascherina, la lacrima degli occhi che passano in mano, queste cose, cioè, le veglie funebri. Ho torte, perché se è buono soltanto quando c'è un defunto può andare soltanto la famiglia ristretta, marito, moglie e figli, neanche i parenti
ci possono andare. Abbiamo 15 persone al cimitero. Nella chiesa, devo dire, distanziamento ci sono. Quello che vi consiglio di prendere in considerazione è questo. Noi stiamo facendo questa crociata a livello nazionale contro i ristoranti e contro i bar. Io non penso che nei ristoranti, io ho 28 ristoranti, perché sto buono, un focolaio di virus che è partito. Invece noi stiamo lasciando molto liberi le feste di sera. Io con grande rispetto per le forze dell'ordine che hanno fatto il lavoro egregio, finanza, carabinieri, polizia, vigili urbani, nell'ultimo periodo non vedo tutti questi controlli che non ci sono. Io ho un bel rapporto con il maresciallo dei carabinieri e quando ci sentiamo quasi ogni giorno i controlli li facciamo. Oggi io sono a zero per fortunaggio. Ho abituato a diverse volte che qualche gruppo ha fatto delle scampagnate di sera nelle campagne. Fermati un attimo, Mario, fermati un attimo, scusami, sindaco di Catania, a Catania, no? Ecco, lo sappiamo, è partita questa protesta da parte di un ristoratore italiano che ha accolto tantissime persone che aderiranno a rimanere aperti e il primo giorno della loro riapertura proveranno a far pagare una piccola parte. A Catania hanno aderito alcuni dei tuoi ristoratori? Alcuni ristoratori hanno aderito, a Catania vi sono oltre 1800 strutture fra bar e ristoranti. L'economia della città in questi ultimi anni si era parzialmente riconvertita grazie ad un incremento turistico significativo, il cui beneficio veniva percepito dai negozi, ma soprattutto ovviamente da varie attività di ristorazione o da alcune strutture di bar che sono sorte in maniera significativa in questi ultimi due anni. Quindi a Catania si sta pagando un prezzo altissimo grazie, fra virgolette, al Covid-19. Permettetemi di dire che su questo tema a livello nazionale si sono registrate scelte contraddittorie, soprattutto per quanto riguarda anche la tempistica. Noi abbiamo chiesto ai nostri ristoratori di seguire rigidamente le norme, di fare investimenti sul tema ovviamente della sicurezza sanitaria. Abbiamo inizialmente detto ai nostri ristoratori che era possibile aprire il 25, il 26 a pranzo, l'1 gennaio. Hanno fatto acquisti di prodotti deteriorabili in maniera significativa, poi abbiamo detto abbiamo scherzato. In realtà noi abbiamo prodotto danni aggiuntivi a centinaia di migliaia di attività a livello nazionale, quindi credo che questa categoria debba essere attenzionata in maniera più significativa da parte del governo centrale, come è accaduto in altre nazioni europee. Comunque, okay. A Catania, come ho detto, si sta pagando un prezzo altissimo dal punto di vista economico-sociale, in questo settore forse in maniera ancora più significativa. Senti, dottore Costa, e ti lasciamo perché so che sei preso giustamente da tantissimo lavoro, immagino tu sia ancora alla Fiera del Mediterraneo, no? Qua. Sì, sei lì. Senti, che affluenza c'è giornaliera? Cioè ogni giorno quanta gente arriva alla Fiera del Mediterraneo? Noi facciamo mediamente 1600-1400 tamponi con punte di 2000 durante il fine settimana. Mamma, e di questi la media dei positivi, Renato? 10%. Siamo passati da un iniziale 10%, poi siamo arrivati al 7%, poi c'è stato un picco proprio tra Natale e Capodanno dove siamo arrivati al 12-13%, adesso ci stiamo riscendendo verso il 9-10%. Sì. Senti, allora, prima di lasciarci, c'è collegato il sindaco di Castelbuono, tu sei appunto il commissario per l'emergenza Covid di Palermo e provincia. Ci dai qualche dato sulla provincia, Renato? Sì, sulla provincia Mario ha perfettamente ragione. Ci sono dei focolai che nascono su alcune abitudini che si mantengono purtroppo ancora di più nella periferia. Il discorso della veglia funebre, noi abbiamo avuto una serie di cluster che sono originati da funerali, per esempio. Questa è una di quelle cose che noi dobbiamo assolutamente evitare. Le nostre periferie, i nostri comuni perifericamente sono... Come dire, esistono dei cluster tutti riconducibili ad abitudini aggregative che non possono essere più mantenute. La stessa cosa che avviene nelle città, ovviamente avviene nei nostri comuni, nei comuni della provincia di Palermo, e sono abitudini che non possono più essere mantenute. Cioè questa cosa deve essere assolutamente chiara in ognuno di noi. Io non mi stancherò mai di ripeterla.
nessun assembramento può essere consentito a nessun titolo, né evento gioioso, né evento drammatico, né per nessun motivo. Stiamo rinunciando alla scuola, stiamo rinunciando a una serie di cose. Mi pare che è la cosa più importante che dobbiamo fare è tutti assieme affrontare un percorso, come dire, dignitoso anche nei confronti nostri e nei confronti delle persone verso cui abbiamo responsabilità. Diceva il sindaco per la bambina, ti faccio tanti auguri Mario, io non sapevo avessi una bambina così piccola, lo dobbiamo fare per noi, ma lo dobbiamo fare soprattutto per tutti gli altri. Noi abbiamo il dovere di superare questo momento critico, abbiamo il dovere di farlo tutti assieme con serietà e senza nessuna defaianza. Grazie Renato, ti lasciamo ai tuoi tanti impegni. Grazie. Alla fiera. Grazie e ti auguriamo buon lavoro, in bocca al lupo per tutto. Salvo, rimani con me 30 secondi ancora, chiedo un'ultima cosa a Mario Cicero. Senti, gli asinelli sono sempre in giro a raccogliere i vostri rifiuti, lo ricordiamo che Castelbuono. Sì, sono in giro, raccolgono, non mettono la mascherina perché loro sono immuni, però permettimi di farti un passaggio. Se mi prego. Un'altra cosa che io invito a attenzionare, un'ordinanza e devo dire la sto rispettando, da me non vengono più gli ambulanti. Fare qui il commercio ambulante si deve registrare, deve portarmi i certificati medici e i tamponi e io poi l'autorizzo a... Io in questo modo non c'ho il rischio che l'ambulante mi arriva da un quartiere a un altro, da un paese all'altro a sorpresa. Sta funzionando pure, ci sono molti comuni. Castelbuono, sindaco Pogliese, questa a Catania sarebbe impensabile, una città troppo grande come Palermo. Sì, direi, però io direi proprio di sì. Però scusa collega, io sono d'accordo con te, però se noi blocchiamo gli ambulanti, quelli che girano, io faccio gli ambulanti a posto fisso, io ho autorizzato gli ambulanti, ho avuto un successo perché ho scoperto pure molto abismo, che perciò non più, ma io ho frenato perché in molti comuni della provincia il virus è partito dagli ambulanti, è partito dalle veglie funebre, è partito dalle feste abusive. Allora ha ragione il collega di Catania. Noi non possiamo penalizzare una categoria che per noi è importante, che alla fine di questa pandemia, perché ricordiamoci tutti, e penso che il collega con me, la pandemia è la ci saranno cose drammatiche, perché noi dobbiamo recuperare economie che stiamo sfasciando, dobbiamo recuperare imprese che non apriranno più, un bilancio dello Stato che sarà allo sfascio, un bilancio della regione che non reggerà più. Allora noi dobbiamo far sì, e ha ragione il dottore Costa, di cambiare le abitudini di ognuno di noi. Noi che siamo uomini di governo, dobbiamo imporre. Io ho un'ordinanza, ho preteso per 3 mesi che tutti i commercianti, tutti i consegnatari, i rapioni, i tamponi, i mezzi di niente, io ho pure avuto un ricorso al TAR, compagnia bella. Però quello mi è servito, perché io ho diversi agenti di commercio e diversi consegnatari che erano focolai. Allora io dico, noi dobbiamo pretendere il rispetto. E purtroppo siamo in Italia, in Sicilia, ma non dello stesso. Io questa cosa di piangerci addosso della Germania, dell'Inghilterra, dobbiamo certe volte costringere le cose, ma nello stesso tempo apriamo l'economia, perché sennò se noi blocchiamo l'economia... che noi appena possibile, caro Mario, verremo a Castelbuono a mangiare da Nangalarruni e da tutti i ristoratori. Allora se viene soltanto il collega di Catania, se no non ti invito. Va bene. Io già sono venuto in realtà, qualche anno fa ho passato un bellissimo Capodanno con tutta la mia famiglia proprio nella tua splendida città, quindi ho un bellissimo ricordo, ritornerò con molto piacere. Grazie sindaco di Castelbuono, ciao Mario, mi raccomando, sono comunista così, come direbbe Mario Brega, sono comunista così! Questo non lo posso fare Massimo, non lo puoi chiedere. Non te lo chiederei mai. Salvo, invece ti volevo chiedere, prima di lasciarti una domanda, l'ultima di Ignazio Marchese, è questa. Giustizia fatta, quando ti hanno comunicato che tornavi a essere sindaco, cosa hai pensato? Ma innanzitutto abbiamo vinto il primo tempo di una partita molto più impegnativa, è stata una vittoria di eccezionale valenza sul tema della Severino e quindi abbiamo vinto un ricorso amministrativo civile che mi ha permesso di ritornare a fare il sindaco della mia città. Sono stato 4 mesi e mezzo in una situazione davvero paradossale,
sono stato una sorta di leone in gabbia. Abbiamo vinto il primo tempo, dobbiamo vincere il secondo tempo, che è quello più importante nel secondo grado, ma comunque sono felice di poter ritornare a guidare la mia città con l'entusiasmo e la passione di sempre, con moltissimi progetti che avevamo avviato e che stiamo puntualmente portando a termine, di cui siamo assolutamente orgogliosi. Penso al concorso per l'assunzione di nuovi 30 agenti della polizia locale, che per la prima volta nella città, ritengo di poter dire anche a livello regionale, abbiamo espletato con una procedura selettiva esclusivamente meritocratica e trasparente, con un concorso soltanto per titoli. Il 17 novembre sono arrivate 3.300 domande, il 27 novembre avevamo la graduatoria senza nessun ricorso, 30 nuovi agenti della polizia locale, 28 dei quali laureati, alcuni con doppia e tripla laurea, 5 provenienti dai corpi militari dello Stato. Abbiamo trasmesso un messaggio meritocratico e trasparente in maniera concreta attraverso atti amministrativi. Abbiamo riconsegnato alla città un immobile, mi riferisco all'ex Palazzo di Cemento, che era diventato il simbolo dell'illegalità, a 96 assegnatari, a 400 persone qualche giorno fa, andando a dare un segnale importante sul tema dell'emergenza abitativa, che è una priorità della nostra città. Andremo a presentare da qui a qualche giorno il nuovo bando per esternalizzare i siti museali della nostra città, determinando una efficienza decisamente diversa rispetto a quella attuale, determinando 30 nuove assunzioni di giovani brillanti laureati catresi, quindi c'è tanta carne sul fuoco. Ci sarà anche un'importante novità di cui sono assolutamente orgoglioso, che è un investimento da oltre $1 miliardo che una multinazionale ha deciso di determinare nella mia città, vincendo la sfida competitiva con Milano, con Singapore e con Parigi, che Sindaco, determinerà solo una cosa 700 le volevo nuove assunzioni. Sindaco, solo una battuta veloce. Allora, visto che assumete, il bilancio adesso va meglio, diciamo. Ma noi siamo ovviamente ancora in dissesto. Il sottoscritto, insieme a tutti i miei concittadini, ha ereditato 1.580 milioni di euro di debiti, e quindi il Comune di Catania è andato, ahimè, in dissesto. Non ci siamo scoraggiati, abbiamo ottenuto un aiuto concreto dal penultimo governo nazionale, non finirò mai di ringraziare Salvini, Candiani e anche Laura Castelli, grazie al quale guardiamo al futuro con un ritrovato ottimismo, ma soprattutto abbiamo avviato un percorso sinergico con il mondo privato attraverso iniziative a costo zero per il Comune di Catania, andando a determinare miglioramenti significativi dal punto di vista anche estetico della città, senza gravare di un euro sulle tasche dei nostri concittadini. Abbiamo triplicato l'introito della tassa di soggiorno, ovvero ci siamo inventati la qualsiasi, ma ovviamente siamo ancora un comune in dissesto. A Catania non l'hanno percepito, siamo felici che non l'abbiano percepito, perché evidentemente non hanno compreso cosa vuol dire essere cittadini di un comune in dissesto. Qualche mese fa, caro Massimo, lo voglio raccontare pubblicamente, ho ricevuto una telefonata dal sindaco di Terni, che ebbi modo di conoscere 2 anni fa ad un convegno a Roma, il quale mi disse: ma caro collega, io in rassegna stampa giornalmente apprendo delle iniziative che voi realizzate. Mi telefonò qualche giorno dopo un'iniziativa sul programma estivo culturale della città, Catania Summer Fest, con 150 eventi, 3.500 artisti coinvolti, 35.000 partecipanti. Ho letto quello che avete fatto sul tema del sostegno alle attività produttive post-Covid, sulla Tari, sulla TOSAP, con esenzioni del 60% della Tari a tutte le attività commerciali della città, dell'85% tassa occupazione solo pubblico per i mercati storici della città. Domanda, e che bene, come io avete mi fatto? Chiedo, come avete fatto? Ebbene, perché mi disse: io sono sindaco di un comune con 150 milioni di euro di debiti, non con 1.600 milioni, e i miei funzionari e i miei dirigenti mi dicono che non sia possibile fare questo. Ebbene, noi ci siamo inventati la qualsiasi, ci siamo assunti anche responsabilità aggiuntive, ma credo che alla fine, con l'amore per la propria città, si possano superare anche ostacoli insormontabili. Buon lavoro, bene, e chiudiamo con "siamo tutti devoti tutti". Certo, certo, cittadini, cittadini. Grazie, esatto. Massimo, un abbraccio. Ciao sindaco, Dio ti benedica, un abbraccio al sindaco di Catania. Grazie. E grazie. Vogliamo dal nostro questore, il dottor Leopoldo Laricchia, che dovrebbe essere già collegato con noi. Dottor Laricchia, buon pomeriggio, benvenuto in casa Minutella, grazie per essere con noi. Buon pomeriggio.
Allora, intanto grazie, e perdoni il tempo che le ruberemo, ci si conosce per la prima volta, quindi questa è una trasmissione che quest'anno è arrivata ai suoi 16 anni di vita, e quindi intanto benvenuto a Palermo, a nome mio, a nome del mio editore, a nome di tutto il gruppo che rappresento. La prima domanda, la più semplice, la più banale, da conduttore banale quale sono, è come sta? Come sto? Sì. Ma sto bene. Fortunatamente sto bene, anch'io come tutti i cittadini, non solo palermitani ma italiani, cerco di mettere in atto tutte le cautele per preservarmi, per preservare me e la mia famiglia dal virus che non guarda in faccia a nessuno. Come ha trovato Palermo? Le piace? Palermo è una città bellissima, ma questo naturalmente non sono io a scoprirlo, ma anche prima anche di venire a Palermo. Anche perché dubito che se non le fosse piaciuta mi avrebbe detto la verità. Ah no, non so che l'avrei detto. Comunque, Palermo è una città bellissima, obiettivamente, e è una città che conosco per la prima volta perché a Palermo, onestamente, in altre parti della Sicilia ero stato, ma a Palermo non ero mai stato. Allora, purtroppo il Covid limita anche parecchio le occasioni ludiche per poterla visitare, oltre quelle che sono le occasioni di lavoro, che sono comunque numerose. Però non mi deluda, avrà mangiato il pane a panella almeno una volta. Sì, il pane a panella l'ho mangiato, ho mangiato i cannoli. Va bene, apposta. Allora è palermitano adesso d'adozione. C'è qui con ma me... pure la pasta ghiacciata ho mangiato. Ah, va bene, allora è palermitano a tutti gli effetti. Dottore D'Aricchia, c'è qui con me una penna prestigiosa del nostro gruppo editoriale, Ignazio Marchese, che ha un paio di domande e poi la liberiamo. Prego, Ignazio. Sì, no, le volevo chiedere, si parla sempre di misure più stringenti adesso, già dalla prossima settimana. Volevo sapere come vi state attrezzando, visto che la questura ha sempre un ruolo importante in questi controlli. Sì, certo, la questura e poi alla fine è la cabina di coordinamento dei servizi su strada, cioè sotto l'aspetto tecnico operativo. Naturalmente tutte le misure le decidiamo in comitato, presieduto dal signor prefetto, che è poi l'organo che è deputato dal governo a garantire il sistema dei controlli. Noi per la verità ci siamo già organizzati da tempo con un sistema di controlli che ha avuto, un'elasticità di esecuzione, perché siamo passati da un'iniziale zona gialla a una zona arancione, poi siamo tornati in zona gialla, abbiamo fatto i controlli nelle giornate in cui tutta Italia era in zona rossa, quindi diciamo le tre modalità di controllo sono già state testate e sono in atto. Anzi, io volevo anche, così per farle capire, dare qualche dato che naturalmente riguarda un po' tutte le forze di polizia, perché noi io posso oggi parlare per tutti i controlli che sono stati fatti. Già solo nel mese di dicembre a Palermo e provincia sono state controllate 59.886 persone nei controlli anti-Covid, quindi controlli specifici per garantire la normativa Covid, e sono state elevate 868 sanzioni a persone. 6 persone sono state denunciate per il reato, perché se sono uscite nonostante dovessero stare in quarantena, 10.194 esercizi controllati e 53 titolari sanzionati, 11 chiusure provvisorie. Nel mese di gennaio stiamo incrementando ancora, oggi siamo al 14, siamo già a 63.428 persone controllate, 423 sanzioni elevate, una persona denunciata sempre per mancato rispetto della quarantena e 2.689 attività commerciali controllate, esercizi commerciali e sanzionate soltanto 3. Devo dire che le attività commerciali sono piuttosto rispettose e progressivamente il sistema dei controlli ci dimostra che il rispetto delle misure è molto sentito dalle attività commerciali. Dottore Lericchia, le giro un paio di domande, non so se immagino i suoi gliel'hanno raccontato, noi oltre che essere in diretta su blogsicilia.it, sulla nostra piattaforma BlogPlay, su YouTube, ci siamo anche presenti sui social e i social ce ne sono tanti che stanno scrivendo, c'è Ivana, Francesco, Edoardo e così via, che chiedono, ecco, lei
avrà probabilmente visto le immagini dei fine settimana scorsi in giro per Palermo, di via Macheda, per esempio, super popolata e così via. Come rispondiamo ai tanti cittadini che in questo momento denunciano, grazie alla sua presenza oggi, dice: signor Questore, è ora che probabilmente si smetta anche quella zona pedonale in quel periodo. Lei che dice? Guardi, queste sono misure naturalmente che non sono di nostra competenza, cioè chiaro. Decidere, noi dobbiamo tenere presente una cosa, sì. Che e questo tutti penso che ormai dopo stiamo facendo l'anno, la prima candelina di Covid, purtroppo di convivenza con Covid la metteremo fra un mese, però il problema di una situazione del genere è quella di riuscire a trovare l'equilibrio, che le posso garantire, ma io percepisco che non sia per niente facile, tra la tutela della salute e quindi, che vorrebbe dire fare moltissime restrizioni fino addirittura arrivare al lockdown di marzo e aprile scorso, e dall'altra parte non affossare completamente l'economia del paese e anche l'economia che si fonda poi soprattutto in una città come questa a vocazione turistica sulle attività, le piccole attività e le medie attività. Quindi è chiaro che bisogna trovare un equilibrio su questo, e il fatto che sarebbe più facile anche per noi controllare laddove ci fosse un lockdown totale. In quel periodo di marzo-aprile io ero a Brescia, una delle città più colpite, e marzo-aprile noi facevamo solo controlli anti-Covid, perché non c'era nient'altro, anche la criminalità era crollata. Oggi abbiamo lei auspicherebbe, da questore di Palermo, se potesse dire la sua, lei andrebbe a dire a chi di dovere chiudiamo tutto, è forse più facile? Ma io non mi permetto assolutamente di dire questo, perché le dico, il punto è il punto d'equilibrio. Chiudere tutto vuol dire affossare completamente l'economia delle città e del paese. Chiaramente lasciare aperto, è ovvio che finché il vaccino non farà il suo effetto, ci troviamo di fronte a ondate cicliche di contagi. Certo. Ignazio. Lei proprio fa parlava appunto di colori, no? La giallo, arancione, rosso, le varie distinzioni. Questo non ha creato anche un po' di confusione tra i cittadini, la gestione in questo modo? Secondo lei è una difficoltà anche ulteriore a voi? No, per noi, diciamo, una volta letti e aggiornatici sulle varie fonti normative che si sono avvicendate, noi definiamo un modus operandi e poi lavoriamo su quel modus operandi. Chiaramente la zona gialla ha un modus operandi diverso, perché sono alcune restrizioni da guardare, la zona arancione ha un modus operandi ulteriormente incrementato e la zona rossa ha un altro modus operandi. Ma una volta riferivo soprattutto al fatto che vediamo anche sui social, no? Visto che ne siamo sempre in contatto, queste foto degli assembramenti davanti agli uffici postali, no? Dico, che sono un fatto, diciamo, anche fisiologico, perché se devono andare a chiedere i documenti per avere appunto le esenzioni, queste cose si formano. Questa cosa, mi dica. Guardi, uffici postali, ma non è soltanto la questione degli uffici postali. Io penso che in una situazione come questa, che coinvolge tutti, perché ognuno di noi è soggetto al contagio, anche le misure di protezione devono coinvolgere tutti come soggetti attivi. Per cui è chiaro che ogni attività che offre un servizio al pubblico, qualora questo servizio al pubblico rimanga aperto, deve comunque, per il settore, per il segmento in cui opera, garantire il titolare di quell'attività la sicurezza di coloro che si rivolgono al... Io le faccio l'esempio sulla mia attività. Dalla città dove vengo, noi avevamo qui a Brescia un ufficio immigrazione che portava 500 accessi al giorno, che non sono pochi. È uno degli uffici immigrazione che ha gli accessi più alti d'Italia. Quando abbiamo riaperto, perché abbiamo avuto la chiusura dell'ufficio immigrazione fino all'8 giugno, quando io ho riaperto facendo tutta una serie di misure per cui ogni giorno, mantenendo gli stessi accessi di 500 persone, noi avevamo non più di 52 persone contemporaneamente nei due saloni.
Ma questo ha voluto dire fare delle modifiche strutturali, segnare per terra i quadrati di distanziamento, mettere i tondi sulla strada per incolonnare le persone e impiegare anche del personale nostro per far rispettare questa. Ma questo l'ho dovuto fare perché era la mia attività e quindi questo rapportato a tutte le attività, se tutti facessimo questo tipo di sforzo come impegno prioritario per la salute di tutti, sicuramente sarebbe molto più facile evitare gli assembramenti. Certo. Dottore, l'ultima domanda e poi l'ultima di Marchese la liberiamo. Durante il periodo del Covid, la criminalità organizzata lavora sotto traccia comunque o anche loro fanno i lockdown in questo periodo? Ma guarda, io non penso proprio che né la criminalità organizzata né la criminalità comune si prenda ferie o faccia lockdown. Niente, quindi, non c'è verso però, allora, neanche il virus se li ferma questi qua. Posso comunicare agli esponenti, agli attori che stanno dall'altra parte della nostra barricata, sì, che nemmeno noi andiamo in ferie, nemmeno noi facciamo lockdown. Esatto, e questo ci consola. Marchese, ultima domanda al questore e lo liberiamo. Velocissima, perché ho parlato di Palermo, ma volevo sapere, visto che si è insediato dal 22 ottobre, cosa pensa invece dei palermitani? Stia attento, questore, che io sono palermitano e sono pure pignolo. Guardi, io ho i miei collaboratori che ogni giorno testano il numero di parole di slang palermitano che sto acquisendo e sono già a un buon livello di acquisizione. Porti i nostri saluti al dottore Virgilio Alberelli, che è un personale amico, so che è uno dei suoi più stretti collaboratori. No. L'ultimissima cosa, si è abituato al traffico palermitano nonostante siamo ancora in zone diverse? Si è abituato. Anche se lei fa le corsie preferenziali, mi rendo conto, però... No, mi avevano detto che era la prima piaga di Palermo. Johnny Stecchino Docet, dottore Lericchia. Johnny Stecchino Docet. Allora, guardi, se lei è d'accordo, noi magari una volta ogni due mesi ci colleghiamo con lei e ci racconta un po' i numeri, i dati, utilizzi il nostro mezzo di comunicazione anche per parlare ai cittadini, qualora lei avesse bisogno di noi siamo a completa disposizione, Blog Sicilia inevitabilmente in prima linea per dare una mano a combattere tutte le mafie, tutte le criminalità organizzate e anche quelle non organizzate. Conti su di noi. Molto volentieri, vi ringrazio e sicuramente accolgo l'opportunità che mi date per poter comunicare con i cittadini, che penso che sia la prima regola e la prima opportunità di un amministratore pubblico, in particolar modo di un funzionario di polizia. Grazie mille, grazie davvero di cuore a nome mio, a nome di tutti. Grazie dottore Lericchia. Allora, ci vediamo un video che dura un paio di minuti e poi andiamo da Massimo Lopez a Red Ronnie, un video che ha già debuttato sui nostri social, sul Blog Sicilia, e arriva il professor Mezzatesta, loro professore, che inizia a fare la didattica a distanza ed è un video molto divertente, questo professore che interroga e comincia a fare lezioni con i propri ragazzi sulla didattica a distanza. Prego! Mi vedete? Sì, certo. Allora sì, ragazzi, mi raccomando, lo so che non è come quando siamo a scuola, però questa è la situazione e così dobbiamo andare avanti. Il nostro programma di statistica e di percentuali lo dobbiamo portare avanti. Allora oggi parleremo... Ma che è lo stendino? Silenzio! Oggi parleremo... Intanto ci siamo tutti. Bello. Ah, Bono, presente. Sirchia, Porrello, presente. Cartamella, Zuccaro, Giordano, presente. Musso, Golinelli, Militello, presente. Mileci, Portanova, Alaimo. Professore, Alaimo non c'è perché è andato dai nonni e non gli prende internet. Ai nonni? Ai nonni o a lui? A tutte e due. A tutte e due, impreparato. Allora ragazzi, oggi mi sentite? Ah! Sì, professore! Allora, oggi dobbiamo parlare della statistica, della curva esponenziale del grafico del Covid nella sua ascesa. La serfistica! Va bene! Allora, come potete vedere dal grafico, lo vedete il grafico? In realtà non benissimo, cioè non si vede. Lo vedete? Per me va bene anche così, professore, tanto non è che cambia molto. Ma lo può girare, che è sotto sopra?
Adesso lo vedete, ragazzi, però non cominciamo, come a scuola. Adesso lo vedete, allora memorizzatelo, Porrello, tu che sei la più preparata, guardalo tu e poi lo spiega agli altri compagni. Io ve lo faccio vedere solo questa volta, e memorizzatelo perché domani interrogo su tutto. Ma se non si vede, allora, come potete vedere, questo grafico esponenziale abbiamo il contagio che va salendo, l'assistenza che va diminuendo e tutto il comparto non si sa, è così. Domani vi interrogo su questo, va bene? Mi sentite? Sempre sì, sentiamo. Domani interrogazioni. A domani, a domani. Rosario Terranova, artista che amo follemente, palermitano, attore che si è divertito a interpretare il professore Mezzotesta con la didattica a distanza. Vedremo poi nelle prossime puntate, nelle prossime dirette Casa Minutella come se la sta cavando. Vediamo se è collegato Massimo Lopez, che ringrazio anzitempo e che spero di vedere adesso in diretta, al quale auguro buon pomeriggio. E ci dovrebbe essere collegato anche Red, che vedremo tra un attimo. Intanto, mentre la nostra regia perfezione i collegamenti, vi ricordo che noi torniamo martedì prossimo in diretta, perché in molte volte mi scrivete: ma non ti ho visto ieri? No, Casa Minutella va in onda il martedì e il giovedì alle 14.45 in contemporanea diretta su Blog Sicilia, Blog Play, Video Regione, poi dalle 18 alle ora vi dico perché rido, dalle 18 alle 20 su Radio Fantastica, il gruppo RMB. Do anche il buon pomeriggio e il buon lavoro a Daniela Pusceglio, che è entrata a fare parte, ci collabora anche lei, è iniziato oggi. No, vi faccio ridere perché il bello della diretta forse è anche questo, raccontarvi questo telefono che vedete qua davanti, lo vedete? Oltre a farmi leggere i messaggi che ci scrivete, tutto il resto mi dà la possibilità di poter anche interagire con la nostra regia. E praticamente mi ha mandato un WhatsApp facendomi vedere che riconnessione in corso, prestazioni di rete scarse, quindi siamo in attesa di ricollegarci con Massimo Lopez. Però chiedo alla regia, quantomeno, datemi una mano per capire se c'è collegato almeno Red, così capisco se Red è collegato e iniziamo a fare due chiacchiere con lui, perché Red oggi interveniva per dare un saluto. Come? Stiamo richiamando Red, ok. E stavo dicendo, perché Red e Massimo sono molto amici. Intanto chiedo anche alla regia di vedere la copertina del libro di Massimo Lopez, il libro di cui vorrei parlare oggi pomeriggio. Eccolo qua, Massimo Lopez con Santa Roperto, Stai attento alle nuvole, un viaggio di vita e di famiglia, edito da Solferino Editore. Un libro che io peraltro ho iniziato a leggere. Massimo Lopez è un artista che, oltre al fatto che ho conosciuto anni fa e che stimo moltissimo, dei più poliedrici, è un entertainer a tutto tondo, attore, conduttore, comico, imitatore, insomma è veramente un artista poliedrico. Come poliedrico è Sir Red Ronnie. Ciao Barone, buon pomeriggio. Ciao, ciao. Ma ciao, c'è Red. Già Massimo? Eccoti qua, stiamo tentando di connetterci con lui. Mi ha appena scritto, non si connette, allora aspetta, guarda, facciamo così. Massimo, ti faccio chiamare dalla regia, così ti faccio collegare. Io sono in diretta e ti sto mandando questa nota vocale mentre sono in diretta. Questo è anche il bello della diretta. Chiedo alla regia di chiamare Massimo, avete il numero, ve lo Red, come stai? Sto bene, diciamo che lunedì prossimo riparte il premiato circovolante del Barone Rosso. Era ora. E martedì ci sarà We Have Dream. Yeah. Ci sono due puntate molto importanti, perché lunedì io avrò in studio Andrea Muccioli. Wow. Devi sapere che dopo tutto il casino che c'è stato sulla serie di San Patrignano, sia io che Andrea Muccioli abbiamo rinunciato ad andare in televisione, perché ci volevano intervistare. Siamo, diciamo, gli unici due che parlano delle luci di San Patrignano, non soltanto delle ombre. Ed è allucinante il fatto che, ad esempio, Andrea Muccioli, che è figlio di Vincenzo Muccioli, nonché il, diciamo, quello che ha portato avanti San Patrignano per altri 17 anni dopo che Vincenzo Muccioli se n'è andato in cielo, e abbia meno spazio di Andrea De Logu, del papà di Andrea De Logu, che è quello che ha ricattato Vincenzo. Quindi, però, noi parleremo con molta calma lunedì sera,
avrò in studio e quindi racconteremo questo. Poi dopo devi sapere che la prossima settimana, nell'attesa vedo che non è ancora entrato Massimo Lopez, la prossima settimana parte il Rainbow Free Day. Sono 15 giorni di musica, cioè è come una Black Friday della musica, dove ci sono tanti eventi gratuiti, eccetera, per sensibilizzare il mondo della politica e tutti i ragazzi sul fatto della musica, anche perché oggi è uscita un'indagine in Germania che dice che i concerti sono quelli meno a rischio di qualsiasi infezione, e tu ne sai qualcosa perché hai organizzato Scruscio con tutte le problematiche che c'erano, però questo è. E questi 15 giorni ci saranno degli artisti e le due puntate del premiato circolare del Brano, le due puntate di We Have a Dream, fanno parte di questo 15 giorni di Rainbow, che ha come media partner televisivo i miei programmi e come media partner sul web c'è Opti Magazine. Fra l'altro su Opti Magazine ci sono le storie di ragazzi che raccontano con l'hashtag Io sono vivo grazie Vincenzo, perché è giusto che ci sia anche questo. Martedì invece in We Have a Dream, così ne approfitto perché non vedo ancora arrivare Massimo Lopez. Tu vai avanti, non ti preoccupare. Martedì in We Have a Dream ci sarà una grande sorpresa, perché un ragazzo inglese è diventato amico di Amy Winehouse. Amy Winehouse ha cantato un brano insieme a lui, quindi noi avremo questa cosa che neppure io sapevo, che è misconosciuta, con un video dove c'è quella che è l'ultima canzone di Amy Winehouse. Contemporaneamente, poi, visto che mi posso collegare con We Have a Dream e posso andare dovunque, mi collegherò con Londra, dove c'è un musicista emigrato da anni a Londra, che Londra una volta era il miraggio di tutti i musicisti, e tutti andavano a Londra, anche parecchi siciliani sono partiti per Londra, alcuni a fare musica, tanti invece a lavorare nei bar, nei ristoranti, a lavorare a Londra, perché Londra è il miraggio. Oggi non è più così, con tutto il casino che c'è successo. Sì, e quindi Red, senti, avvicinati alla telecamera, ecco, bravo. Ma che ne pensi di questa roba di Matteo Renzi, del governo, della crisi? Ah, beh, no, hanno già fatto tutto, no? Draghi diventerà presidente del Consiglio. Draghi presidente del Consiglio. Poi Massimo Lopez non sarà mai ministro della cultura, perché è troppo bravo, ha bisogno di ministri della cultura che non gliene frega niente della cultura, che sì, lo i vedo teatri, che è collegato, per questo l'hai citato. Gente come Massimo Lopez chiaramente deve andare a quel paese, perché non interessa la sua cultura. Vediamo la faccia, bravissimo. Ma non vedo più poi, niente. Guarda che faccia che c'ha, scusa. Massimo, ci senti? Pronto? Massimo? Massimo non ci sente. Emanuele non ci sente, però. Vabbè, intanto leggo un messaggio che ci scrive Caterina Sanci. Buon pomeriggio a tutti. Non ne usciamo più fuori del tutto, bisogna risolvere il problema il più presto possibile, vi auguro buon lavoro e speriamo che ne usciamo chissà quando. E poi si firma Caterina, che è di Misilmeri, che è un paesino della provincia di Palermo, ma vive a Fiorano Modenese, e ci saluta tutti. Quindi salutiamo Caterina, che vive a Fiorano Modenese. Poi ti arrivano i saluti ogni tanto. Ogni tanto vedo che Massimo Lopez si muove, poi si congela di nuovo. Ah, seri problemi di connessione. Facciamo così, la facciamo finita. Lo chiamiamo al cellulare e così lo chiamiamo in diretta, perché altrimenti facciamo prima così. Puoi lasciare di lui questa immagine bella in primo piano, vedi? Quindi questa immagine dove... Aspetta, ecco, questa sarà l'immagine che ci accompagnerà mentre lui parla, che in questo fermo di fotogramma... Poi Massimo, facciamo la telefonica così, che è meglio. Assolutamente, vai, sono qua. Buon pomeriggio. Red, tu riesci a sentire la voce di Massimo? Io sento la voce di Massimo, sì. Sì, perfetto. No, c'è collegato anche Red Ronnie con noi. Ok. Red diceva che... Da questa crisi di governo, un ministro della cultura certamente non sarai tu, perché saresti troppo bravo. Ho capito. Non mi ponevo la questione di poter essere o meno ministro della cultura, però siccome tutti fanno tutto, può darsi che possa fare anche quello. Mo vediamo un po'. Comunque, grazie Ronnie. grazie Red. Massimo, senti,
Ho fatto, mentre parlo con te, adesso chiedo alla regia di vedere la copertina del tuo libro, che io ho iniziato a leggere, Stai attento alle nuvole, un viaggio di vita e di famiglia, edito da Solferino, e la copertina è molto carina. Posso chiederti chi ha fatto il disegno della tua sagoma, della tua faccia? Adesso mi metti in crisi perché so chi, ma non ricordo il nome, mi sfugge in questo momento. Senti, però comunque voglio dire, ecco, mi hai parlato del libro, non perché io abbia scritto questo libro che debba vantarmi di questo, però siccome mi sono innervosito per il fatto che non c'è la comunicazione video e io sono sfigatissimo per queste cose di comunicazione, siamo nell'era della massima tecnologia della comunicazione e siamo nell'era in cui non si comunica niente, per cui io credo che l'unica possibilità sia, ecco, forse scrivendo un libro comunichi molto di più. Forse c'hai ragione tu. Senti, che libro è? Che cosa ci racconti in questo libro? Quelli bravi direbbero, mi fai la sinossi del tuo libro? Allora, il libro nasce da un'esigenza che ho sempre avuto, mia, quella di poter andare a ritrovare le radici della mia esistenza, della mia vita, quindi tornare indietro, andare nei luoghi del passato, addirittura maniacalmente, cercando di entrare addirittura nelle case dove ho vissuto, perché tutta la vita sono stato sempre in giro avanti e indietro con la famiglia, e ho bisogno, sento una necessità fisica di andare a ritrovare i sapori, gli odori, i momenti vissuti, perché tutto questo serve come rampa di lancio proprio per andare avanti, è una iniezione di energia fortissima quella di andare ad attingere al passato, ma non per soltanto un senso di nostalgia, ma proprio per la voglia di poter andare oltre, andare avanti con delle basi più forti ancora. E tutto questo è poi è anche legato molto oltre al sentimento nei confronti della famiglia, i rapporti, eccetera, ma anche una fortissima, come devo dire, un discorso molto legato alle coincidenze. Infatti una coincidenza incredibile è stata quella di poter scrivere questo libro. Avevo bisogno di conoscere ancora altri particolari della vita mia passata, della vita dei miei familiari, e quasi come per magia è arrivato a casa questo baule, un baule mi è arrivato da parte di un parente nel quale c'erano tutti i diari di mia madre quando era ragazza, e quindi quello è stato l'anello di congiunzione che mi ha fatto proprio fare tutto il percorso perfettamente lineare. Massimo, senti, prima di girarti una domanda di Red che ti sente ma che non può parlare con te perché il collegamento era organizzato in maniera diversa, ti chiedo questo: nel tuo libro ci racconti un po' del tuo rapporto alla Sicilia, c'è un po' di Sicilia nel tuo libro oppure no? Allora, nel libro, nello specifico, non c'è questo perché non faceva parte delle case del mio passato, sebbene io sia stato in passato, sono nato ad Ascoli Piceno, però poi vissuto a Milano, a Bari, a Foggia, a Napoli, c'è molto di Napoli, della mia origine reale. E però non c'è sulla Sicilia, ma quello sarà un capitolo a parte che farò. Dai, ci conto, La Sicilia, in un'intervista mi chiesero come mai tu hai questo amore così forte per la Sicilia, e dico ma semplicemente perché poi ho molti amici siciliani che mi hanno proprio riempito il cuore, e io considero la Sicilia una sorta di medicinale, dico omeopatico perché è meno il farmaco mi dà più l'idea di una cosa troppo forte, no, un medicinale omeopatico, una cosa alle erbe che serve a star bene, e quindi penso, io consigliavo proprio di prendere 3 pillole al giorno di sicilianità per tutti noi, proprio perché dopo i pasti, perché i valori che ancora si conservano in Sicilia sono valori che purtroppo nel resto del paese un pochino stanno svanendo. Io lì li ho ritrovati. Senti, Red mi chiede di chiederti un ricordo di Fausto Mesolella. Allora, Fausto Mesolella, mi emoziono soltanto a nominarlo. Mentre perché tu ne parli, Red sta mostrando la copertina di un disco molto bella di Fausto.
Red, mi dici il nome del titolo del disco, per favore? Questo è Live ad Alcatraz. Live ad Alcatraz, Massimo. Ecco, come no, come no. Sì. Fausto è un'amicizia straordinaria con un artista straordinario che ho avuto la fortuna di conoscere tramite un mio amico Alfonso Tramontano a Caserta, e questo mio amico diceva: devi conoscere Fausto Mesolella, perché voi due insieme potreste fare grandi cose. Così è stato, ci siamo trovati e abbiamo collaborato tante volte insieme, non ultima anche una bella partecipazione proprio con Red Ronnie al Piper, occasione di un evento particolare, durante il quale mi sono molto, cioè c'è stato un rafforzamento di questo rapporto. Io credo che è consolante sapere che, ecco, di tanto in tanto puoi trovare e incontrare artisti di grande qualità, e Red è famoso per questo, per avere contatto e contatti con artisti di vera qualità. Ah beh, Red Red, mentre tu mi parli, visto che non può parlare con te, mi scrive biglietti e li fa vedere in video. In questo momento, mentre parliamo con te, ci sono più di 1200 persone solo sui social che ci stanno seguendo, più quelli alla TV e alla radio stasera. Tu hai cantato My Way con Fausto. Ho cantato My Way con Fausto, accompagnato dalla sua magica chitarra, ma non solo My Way, anche altre situazioni, peraltro senza mai provarle, sempre con un'intesa del cuore proprio, è incredibile, e anche improvvisando pezzi, quindi c'è stato un rapporto meraviglioso. Mi dispiace che lui non sia più qui con noi, purtroppo, però non si può dimenticare, anzi andrebbe ricordato, come stiamo facendo adesso, continuamente. Massimo, senti, il tuo libro, appunto, come sottotitolo, ha un viaggio di vita e di famiglia. Questo virus sta attentando fortemente alle unioni, alle famiglie, no? Sì, assolutamente. Sta attentando molto alla vita di tutti noi che in questo momento scopriamo che abbiamo bisogno gli uni degli altri, c'è poco da fare, c'è proprio il bisogno fisico di incontrare le persone. È vero che la tecnologia è meravigliosa, perché hai la possibilità di essere come adesso in contatto totalmente, però sta venendo a nausea, sinceramente dico, perché ci si sta diventando una rarità il fatto di poter incontrare una persona fisicamente. Cioè, mi verrebbe voglia di mi stupirei, ecco, se io incontrassi una persona per strada che mi dicesse: vorrei la tua amicizia. Ma questo dovrebbe essere, una volta era così, no? Sì. Cioè, io chiedo, voglio diventare amico di qualcuno perché lo vedo, lo sento, lo tocco, gli do la mano, quindi, cioè, non è virtuale. Il fatto che possa esserci un rapporto non virtuale ormai è diventato una rarità, ma questa è la follia, è la follia proprio. Red... E poi addirittura in questo momento in cui siamo distanziati, totalmente distanziati e psicologicamente provati, perché tutti sono provati, i giovani, i ragazzi, vedi questi avvenimenti pazzeschi di questi ragazzi minorenni che si incontrano per darsene di santa ragione, ma questo vuol dire che c'è qualche problema grosso, vuol dire che qui bisogna, non è soltanto il virus, è proprio sta accadendo qualche cosa di pericoloso nell'essere umano. Red, vuoi fare una domanda a Massimo e te la giro io? Red per adesso sta raccontando al pubblico una domanda che adesso io ti giro, tu purtroppo non la puoi sentire, ma Red la fa e te la giro io, vai. No, io ho scoperto che Massimo, quando proprio cantò su quel palco My Way insieme a Fausto Mesolella, non solo è bravo come attore, è bravo tutto, ma è un cantante strepitoso. Allora, Red sta dicendo che tu sei un cantante strepitoso perché scoprì queste tue doti canore quando hai cantato My Way con Fausto Mesolella. Vai, Red. Ecco, non solo, ma ha improvvisato il testo. Cioè, che è cosa tipica dei rapper.
Dice che tu hai anche improvvisato il testo, che è una cosa tipica dei rapper. Quindi, Red, chiudo io la domanda dicendo: perché non provi a fare il freestyler, cioè quello che inventa lì le battute? Non è escluso. Anche perché non è stata una cosa inventata, cioè programmata ovviamente, ma sì, è stata una cosa che è nata lì a un certo punto, siccome Fausto, io avevo finito My Way, ma lui continuava a suonare, non capivo se voleva che io iniziassi un'altra cosa, per cui siccome gli accordi di My Way continuavano, io ho improvvisato su quegli accordi un testo inventato che era proprio legato allo spirito di quella serata, per cui è nato così, quindi con parole che erano anche ritmicamente giuste, insomma, alla fin fine, no? Ma se le avessi provate e scritte, forse non erano così. Non sarebbero venute uguali. Massimo, quando parlo con qualcuno che ha scritto un libro, Red, prepara una domanda e poi liberiamo Massimo. No, cioè, ti chiedo, quando l'hai avuto tra le mani il libro, no? E lo hai probabilmente riletto, non so. Ti è capitato di pensare, caspita, ho dimenticato sta cosa ed è rimasta fuori dal libro? Magari No, non mi è capitato questo, perché sicuramente è scontato il fatto che sicuramente potrò aver dimenticato qualche cosa. A parte che devo dire che questo libro l'ho scritto con Sante Roberto, sì, che è uno scrittore anche lui, nonché giornalista, e col quale c'è stata un'intesa totale, e grazie a lui sono riuscito ad aprirmi anche su questioni così personali, perché caratterialmente non sono così aperto da questo punto di vista, quindi lui mi ha dato il là per spingermi a scrivere e a raccontare tutto questo. E forse avrò dimenticato qualcosa, però diciamo che rileggendolo, mi è capitato di leggerlo proprio durante i vari lockdown che ci sono stati, questo mi ha permesso di viaggiare ulteriormente, a me che l'ho scritto, mi ha permesso di viaggiare ulteriormente, e laddove una prima volta avevo letto un qualche particolare, questo stesso particolare era diventato un'altra cosa, aveva assunto un altro significato, mi aveva aperto altri file dove poter attingere, dove poter entrare e viaggiare ed esplorare con la mente. E questo è capitato anche alla gente, che mi ha telefonato, che ha letto il libro, mi ha detto guarda, ci ritroviamo in questo libro, in questi pensieri, in questo forte sentimento. Red, fai una domanda se ti va. Sì, no, io ho visto lo spettacolo teatrale che ha fatto con Tullio Solenghi, un altro del trio, mancava Anna Marchesini, ma perché non è più in grado di fare spettacoli, ed era fantastico, ed era bello anche vedere come la gente avesse voglia di ascoltare i racconti, poi lui li farciva anche con musica, quindi nonostante, diciamo, questa era tecnologica, i racconti che fa il teatro sono ancora fantastici, hanno un fascino incredibile. Red, appena finito di dire che tu hai un modo di raccontare al... No, parlagli dello spettacolo con Solenghi. Sì, appunto. Red sta proprio dicendo questo, che hai un modo di raccontare, dove ha visto il tuo spettacolo con Tullio Solenghi, e racconti farciti di anche comicità, perché no? E nonostante il periodo che stiamo vivendo, quindi come dicevi prima tu, collegamenti, video, Facebook, questo e quell'altro, il teatro e il racconto rimane per te l'ancora in assoluto, dove tu non ti staccherai mai. È fondamentale questo per me. No, scusa, ferma. Che ho fatto nella mia vita è quella di essere fondamentalmente, sì, è vero che posso cantare o presentare o fare, però fondamentalmente ritengo che questo si inglobi in un'unica parola, attore. Io sono attore, ho cominciato così, con il teatro, e il teatro, ma non il teatro necessariamente per fare commedie, anche proprio per intrattenere, anche per scoprire la gente, sono quasi sedute psicanalitiche col pubblico, perché io devo vedere il pubblico in faccia, devo vedere gli occhi della gente. Allora, quando mi dicono adesso rilanciamo il teatro e proviamo a fare il teatro in streaming, io l'ho fatto una volta, l'abbiamo fatto, ma è un paradosso, è un controsenso. Come si fa a non avere la gente davanti, dalla quale attingi, e la gente prende da te, ma io prendo dalla gente, e deve essere questo, è una comunione, è lo spettacolo lo si fa tutti insieme, quindi io mi auguro e spero davvero che questo possa accadere
quanto prima, che la gente possa avere, al di là delle leggi, quando diranno sono aperti i teatri, spero che la gente senta il desiderio e non abbia paura e possa dire sì, adesso mi sento e mi va di andare ad assistere a spettacolo, a vedere concerti. Io spero che torni tutto questo, veramente ce lo auguriamo tutti. Assolutamente. Red, volevi aggiungere qualcosa e io faccio da portavoce. A dimostrazione di quello che sta dicendo, se tu vedi uno spettacolo teatrale le prime volte che è rappresentato, è completamente diverso quasi tutto dalla fine, perché nel rapporto col pubblico di giorno in giorno cambia lo spettacolo. Dice Red giustamente che quando vedi il tuo spettacolo la prima volta e poi magari lo vai a vedere un'altra volta, cambia, perché chiaramente la reazione del pubblico cambia di replica in replica, ogni volta diventa sempre lo stesso spettacolo, ma sempre un'empatia diversa col pubblico, anche voi che siete sul palco, no? Esatto, infatti quello spettacolo, questo tipo di show che abbiamo fatto con Solenghi può durare sulla carta, se noi lo facessimo senza pubblico può durare un'ora, ma facendolo col pubblico può durare due ore o due ore e mezza o un'ora e cinquanta, dipende veramente dal tipo di reazioni, perché questo spettacolo ti consente di poter improvvisare, di poter giocare, e alla fine il pubblico non è che viene lì a chiederti la foto o l'autografo, vuole stare con te dopo, dice siamo stati così bene che abbiamo voglia di rimanere con voi, e ognuno di loro aveva da chiederci, da raccontarci qualcosa relativa alla sua vita. Cioè questa signora che arriva dice voi mi avete salvato la vita in passato facendo con le risate che ci siamo fatti con voi, cioè addirittura quasi una missione, no? C'è sembrata quella, ma è una missione un po' quella di, Massimo, di essere col pubblico. Senti, ti faccio outlet, come direbbe che Zalone, e ti racconto una cosa, perché lo abbiamo citato prima relativamente a Tullio Solenghi, non so quanto te ne possa fregare, ma non ho reagito bene quando vidi nel cast di Ballando con le Stelle il nome di Tullio Solenghi, artista che amo follemente, e ti confesso mi chiedevo come mai un artista di quella levatura, con tanto teatro importante e poi il trio con te, la Marchesini, dovesse fare quell'esperienza lì. Ti devo dire che poi mi ha conquistato. Puntata dopo puntata, Paolo Belli me ne parlava bene, mi diceva guarda, osserva, perché lui ha voglia di fare. Ti devo dire che poi mi ha conquistato, e ti dico che mi è anche dispiaciuto che non abbia vinto l'edizione. Ma guarda, ti posso dire una cosa, l'ho fatto anch'io Ballando con le Stelle all'epoca, come ho fatto anche Tale e Quale Show. Sì. Questi due spettacoli alla fine hanno un po' anche a che vedere con l'interpretazione, con l'essere in qualche modo attori. Quando Tullio mi disse, che dici? Mi chiese, ma che dici, lo faccio questo Ballando con le Stelle? Io gli dissi, gli consigliai di farlo, dico fallo perché comunque fa bene, prima di tutto fisicamente, lascia stare il discorso della gara, non la gara, però è un'esperienza. Io personalmente l'ho fatto perché non so ballare ed è per quello che l'ho fatto, mi sento un legno, ho sempre avuto problemi nel ballo, e allora dico lo faccio, così serve forse per liberarmi di qualcosa, mi è servito da quel punto di vista, e poi c'è anche un discorso del bambino, cioè il bambino che è noi, no? Io mi sentivo bimbo nel fare, giochiamo a fare il ballo, giochiamo a fare l'imitazione in tale quale show. Idem Tullio Solenghi, la stessa cosa, cioè possiamo ballare, possiamo provare a travestirci per fare tale quale show, ma sempre con lo spirito veramente di un fanciullo, di un bimbo, che è un po' tipico per tanti personaggi dello spettacolo che vogliono continuare a giocare in qualche modo. Massimo, un aggettivo per definire il tuo libro? Uno solo, un aggettivo solo? Un viaggio profumato, un aggettivo è bello. Bello! È un libro bello perché ma non perché l'ho scritto, perché dopo averlo scritto l'ho letto. Sì, ecco. Lo dico senza presunzione. Grande Massimo. Presunzione. Allora, Red, ultima tua cosa, che lo liberiamo davvero, Massimo. Ma intanto una domanda che aspetta, possiamo aspetta, c'è Red che ti sta girando una domanda, vai. Ma perché stai attento alle nuvole? Cosa vuol ecco, dire? Ecco, domanda, Red dice, da persona introspettiva qual è, ma perché stai attento alle nuvole? Che vuol dire? Allora, stai attento alle nuvole per due ragioni.
questioni. La prima è che quando io ho scoperto i diari di mia mamma giovane, 19enne, con i suoi fidanzatini, e lei era fidanzata all'epoca con un signore che quindi si parla del periodo della guerra, dell'ultima guerra mondiale, lei 19enne era fidanzata con un signore che era aviatore in tempo di guerra, e allora spesso lei diceva a lui: mi raccomando, adesso che andrai su stai attento alle nuvole, e citò questa cosa. E poi, siccome lei scriveva molto, in maniera molto forbita, e c'era un linguaggio allora molto affascinante, e questo signore peraltro, poi quando finì il rapporto, diciamo, di fidanzamento fra questi due ragazzi, lui scrisse a mia mamma, che la chiamava bambina, le scrisse dei versi quando si lasciarono durante una giornata di pioggia, e lui scrisse a mia madre: ciao ciao bambina, un bacio ancora e poi per sempre ti perderò. E questo avviene nel 1941-42 più o meno, e questa e lui, questo signore in questione, era Dino Verde. Mia madre era fidanzata con Dino Verde, che è stato l'autore proprio della canzone Ciao ciao bambina, cioè Piove, che esatto. Poi nel 59 mi sembra è diventata la canzone famosa cantata da Modugno. Ma che ecco storia, perché, ragazzi! Ecco perché ora ho capito il motivo per il quale in quegli anni, nel 59, quando io ero piccolino, mia madre mi regalò questo disco di Domenico Modugno e mi disse: ascoltalo bene, poi un giorno ti dirò. Ma che storia! Guarda, un motivo in più per continuare a leggere. Ho visto Red sorridere alla grande, quindi significa che il messaggio è arrivato. Massimo, senti, ultimissima cosa. Io ti conosco bene perché ci incontravamo spesso nella mia città a Palermo, il mitico Lord Green, che tu, come no. Che tu ricorderai. In Sicilia, Pino Caruso ha scritto un aforisma, che Pino, che ho amato follemente e che mi pregio di aver avuto tra i miei amici più cari, una volta dissi: Pino, me lo scrivi un aforismo sulla Sicilia? Prese tempo e scrisse un aforisma bellissimo, e scrisse così: in Sicilia c'è tutto, è il resto che manca. Bello, bellissimo. Ecco, secondo te qual è quel resto che manca alla Sicilia? Tu la conosci bene la Sicilia, Massimo. Ma non lo so, perché secondo me lui l'ha scritto semplicemente per dire: era talmente forte l'amore per la Sicilia, esatto, che lui non poteva dire in Sicilia c'è tutto e basta. E quindi praticamente doveva un po' giustificarsi e mettere le mani avanti, esatto, dicendo: è il resto che manca, per un fatto di così, di signorilità. Ecco. Grazie. Massimo, Dio ti benedica, ti giro i saluti di Red Ronnie che salutamelo tantissimo, ti grazie. Sta ascoltando. Ciao Massimo, grazie. Ci vediamo presto. Grazie mille. Ciao. Beh, verrebbe voglia di stare con lui tanto. Peccato non averlo potuto tenere in audio video, Red, peccato, Però la storia, ma tu la sapevi la storia dei versi del diario? No. Mamma, no, non la sapevo, ed è molto bella perché alla fine sai, le canzoni, io purtroppo ho una deformazione che tutte le volte io non creo canzoni, no, ho scritto soltanto il testo di una canzone una volta, ma io non creo canzoni. Però quando ad esempio uno mi dice è la pioggia, e a me viene in mente: è la pioggia che va poi ritorna in sereno, cioè mi vengono in mente tutte delle citazioni di canzoni perché fanno parte del nostro mondo. È bellissima la storia che ha raccontato, ma sai, pazzesco. Massimo, è qualcosa di incredibile, perché io ho avuto la fortuna di andarci a cena con lui, di starci insieme appunto a Caserta, siamo andati a mangiare in una pizzeria incredibile, e lui ha dei racconti, lui è completamente matto, cioè te ne racconto una io. Vai. Loro col trio facevano Domenica In, ok? Come no? Allora c'era una pausa pubblicitaria lunga, tra la pausa pubblicitaria, interventi del TG, non mi ricordo più. Lui è uscito, la Domenica In si fa in via Teulada a Roma, è uscito, ha attraversato la strada, è andato a suonare a un campanello di una famiglia, ok? Sì. Che hanno aperto, si è presentato: salve, no, volevo vedere se ci stavate vedendo Domenica In. Questi che stavano vedendo Domenica In hanno guardato, non credevano loro, come? Cioè, poi è tornato, è corso giù ed è tornato in studio. Cioè,
faceva delle robe che erano pazzesche, capito? Va bene. Allora, se avete scaricato Telegram, il mio amico, fantastico. Allora, se avete scaricato Telegram, che è un'applicazione che si scarica gratuitamente sul vostro cellulare, iscrivetevi gratuitamente al canale Sir Red Ronnie, ripeto, Sir scritto S, Savona, Imola, Roma, Red Ronnie, dove Red quotidianamente realizza delle playlist, ci racconta le canzoni, lascia note vocali e interagisce con i tanti iscritti al canale di Sir Red Ronnie. È gratuito, Red lo fa quotidianamente e arriva lampatissimo, quindi faccio fatica a vederlo. Sì. Però no, no, se... ma vai, Red. Io racconto storie di canzoni, sì, e metto come? Le canzoni. Esatto. Cioè, ad esempio, questa mattina ho messo, ad esempio, ho iniziato con David Bowie, che ha cambiato nome da David Jones a David Bowie e ha lanciato I Can't Thinking About You, I Can't Help Thinking About Me, che è la prima canzone di Bowie, e l'ho messa. Poi ho messo Pipes of Peace, perché oggi, il 14 gennaio 84, era prima in Inghilterra Paul McCartney con Pipes of Peace. Poi devi sapere che tutto il movimento del Flower Power, Peace and Love, eccetera, è nato il 14 gennaio 67, cioè in gennaio hanno fatto lo Human Being, dove c'erano tutti i gruppi di San Francisco, ed è stato, diciamo, il preludio della Summer of Love, l'estate dell'amore. Wow. Quindi c'erano Grateful Dead, Jefferson Airplane, Janis Joplin con i Big Brother, e ho messo tre brani: Somebody to Love dei Jefferson, Morning Dew dei Grateful Dead. Però mi sto mettendo canzoni incredibili. Ieri, per ricordare ad esempio Pantani, ho messo la foto di lui quando venne a Roxy Bar con Vasco Rossi, esatto, eccetera. Cioè, Le Foglie Morte, Roxanne dei Police, Ed Sheeran, Johnny Cash. Ad esempio, ieri Johnny Cash fece il famoso concerto nella prigione di Folsom Prison. E quindi è un modo per stare insieme, per dare delle anteprime. Beh, e ci poi, sono già alla fine dico, ci sono già 4.200 iscritti e vanno avanti playlist, hai capito? Vabbè, fighissimo. Abbiamo finito? Sì, una cosa, l'ultima. Il mio editore, che saluto perché è di là che lavora con noi, è Biagio Similia, è un fan di Vasco. Mi dai un aggettivo per definire l'ultima canzone di Vasco? L'hai sentita? Certo che l'ho sentita. Beh, è un Vasco che chiaramente è al passo con i suoi tempi. Esatto. Nel senso che non può più cantare Dirmi che non ti fai mai o Vita spericolata. Oggi canta canzoni, cioè lui è onesto alla fine. Quando canta Io e te sul divano, hai capito, mano per mano, cioè, io e te, cioè, capisci che è un Vasco diverso. La gente dice: sei rincoglionito. Non sei rincoglionito, non può continuare a fare il ribelle, a mettersi, hai capito, a fare way, way, way. E lui canta ed è una bella canzone, una stupida canzone d'amore. Un video girato che testimonia il periodo che stiamo vivendo, in una piazza maggiore completamente deserta. Che bella. Qui, però Biagio mi ha appena scritto: capolavoro e basta, punto esclamativo. Ma perché? Il tuo editore, sì. Biagio. Però onestamente io oggi l'ho risentita con lui e devo dirti che è molto bella. Peraltro racconta del Covid, però non abbiamo tempo perché ho finito. Barone, senti. Vasco fa le canzoni pensando allo stadio. Cioè tu pensa a questa canzone cantata allo stadio. Oh, ma sai che la stessa cosa che hai detto tu l'ha scritta in un post Vincenzo Mollica. Uguale, la stessa frase. Ha scritto la stessa frase. Ora non so se ti può fare piacere, ma dai, Vincenzo è un grande. Vincenzo è un amico, quindi certo. Ha detto la stessa cosa. Allora, ecco qua il canale Telegram di Red, Sir Red Ronnie. Vabbè, insomma, lo vedete, da oggi nasce, quello è la pagina di Facebook, però insomma, questo è il canale Telegram di Red Ronnie. Eccolo qua, Il Re dei Cieli e bla bla bla. Il Re dei Cieli è una canzone postuma di Fausto Mesolella, di cui abbiamo parlato prima, esatto, con Lopez, e quindi inedita. Iscrivetevi. E poi sono tutte le canzoni, traduzione dei testi. Cioè, ad esempio, io oggi ho fatto ascoltare Pipes of Peace, che è una canzone di pace, l'unica canzone politica che ha fatto Paul McCartney, mentre John Lennon ne ha fatte tante. Sì. Paul McCartney ha fatto solo Pipes of Peace, esatto. E ho messo chiaramente il testo con la traduzione, in modo che uno può ascoltare la canzone e vedere il testo con la traduzione, e casomai anche andarci a comprare l'album, perché poi faccio scoprire artisti che le persone non conoscono.
Barone, ti voglio bene. Ciao. Dio ti benedica. Ciao, bello mio. Grazie. Oggi ti ho salvato la serata perché con soltanto il telefono non la facevi mica. L'abbiamo portata a casa. Da grandi professionisti quali siamo, ogni tanto autoincensiamo. Ciao Barone, Dio ti benedica. Baci, bello mio. Grazie. Ciao, ciao. Allora, Casa Minutella torna martedì prossimo, come sempre alle 14.45. Speriamo di avervi tenuto compagnia. Questo è l'obiettivo principale di questa trasmissione. Vi rimandiamo su www.blogsicilia.it per tutti i titoli, gli approfondimenti, grazie alla tantissima gente che lavora con noi. Grazie anche a Video Regione, a Radio Fantastica. Sigla, ci vediamo martedì. Ciao!